Buon pomeriggio, siamo collegati dalla Sala Meteo del Consorzio Lamma, Valentina Grasso, con me oggi Roberto Vallorani. Ciao a tutti. Allora Roberto, andiamo proprio da oggi in realtà, comincia una fase un po' più fredda, una breve doccia fredda, perché durerà in realtà poco, poi dall'inizio della settimana ritornerà nuovamente una fase più mite, lo andremo a vedere. Però insomma, in questo inverno che freddo non è stato finora, assolutamente, quando un po' di freddo c'è lo sottolineiamo. Andiamo però a vedere, cominciamo dalla situazione attuale, usiamo le immagini del radar, c'è già una perturbazione che ci sta interessando. Sì, questo è il radar delle precipitazioni, della situazione in atto, è l'ultimo fotogramma del radar di Windy, ci fa vedere come questa rapida perturbazione dal nord Europa stia in parte interessando il nord-est, l'Emilia Romagna. Si sta avvicinando all'Appennino tosco-emiliano, gli effetti di questa perturbazione appunto si protrarranno fino alla sera di oggi, le primissime ore di domani, qualche precipitazione, ma soprattutto affluiranno correnti decisamente più fresche, quindi ci sarà un rimpiazzo nella massa d'aria rispetto a temperature decisamente miti degli ultimi 4-5 giorni, qui diciamo andremo verso un fine settimana decisamente più freddo, un paio di giorni con temperature sotto la media, acuite anche appunto da eventi di grecale piuttosto intensi che sono attesi dalle prossime ore per la giornata di domani. Andiamo a vederlo utilizzando questa animazione che ci mostra proprio la pressione e quindi un po' l'andamento appunto della prossima settimana a partire dalle prossime ore. Sì, a partire dalle prossime ore appunto c'è questa perturbazione sul nord Europa che in parte interessa la nostra penisola, un minimo sulla penisola iberica, diciamo con il transito della perturbazione delle prossime ore verrà richiamato, andrà a interessare soprattutto il sud della nostra penisola nella giornata di domani. Poi la pressione in quota tenderà un po' a risalire, una lieve flessione sembra possibile tra lunedì e martedì, un'altra rapida perturbazione, meno fredda di quella di queste ore, e poi al suo seguito sembra invece l'alta pressione riprendere il sopravvento sul Mediterraneo e anche sulla nostra penisola. Ecco, questo cambio che abbiamo detto di circolazione comporterà anche un cambio della massa d'aria. Ecco, vediamo da questa animazione che mostra l'anomalia di temperatura, quindi quanto è più freddo, più calda della norma la massa d'aria in quota, e ci fa proprio vedere come nei prossimi giorni abbiamo questa discesa di aria più fredda. Sì, c'è proprio un effettivo ricambio della massa d'aria. Esatto, tra i colori rossi delle ultime ore, nel corso del pomeriggio e della sera sarà il blu a dominare la scena, quindi temperature in picchiata appunto dalla sera di oggi, nella giornata di domani, una nuova appunto afflusso di aria più calda di matrice subtropicale nei primi giorni della prossima settimana. Appunto, il calo termico tra lunedì e martedì sarà poco accentuato, mentre da martedì e mercoledì è il rosso che tornerà a dominare la scena anche sull'Italia. Ecco, già a partire da oggi, come abbiamo visto, c'è questa fase insomma più perturbata che dura un paio di giorni. Oggi interessa soprattutto il centro-nord. Sì, sta interessando. La perturbazione in queste ore, appunto, come abbiamo visto dall'ultima immagine del radar, sfilerà rapidamente verso le zone centrali della nostra penisola, dall'Emilia Romagna. Qualche precipitazione attesa anche in Toscana, ma sono pochi, diciamo, le piogge attese sulla Toscana, un po' più insistenti sulla dorsale appenninica, sulle zone meridionali, e diciamo, in virtù del calo delle temperature atteso nelle prossime ore, accanto alla mappa delle piogge, questa è la mappa del modello europeo della neve esplicita, quindi qualche accumulo nevoso è atteso lungo la dorsale appenninica, soprattutto sui versanti che si affacciano sull'Emilia Romagna, in parte anche sull'Appennino centrale in tarda serata. Sono accumuli però diciamo non particolarmente rilevanti, dell'ordine di pochi centimetri. Ecco, domani poi invece la perturbazione si sposta più a sud e avremo anche precipitazioni nevose sulla parte dell'Appennino meridionale. Esatto, sì, il raggio d'azione tenderà a interessare soprattutto l'Italia meridionale, anche qui le temperature saranno favorevoli a episodi di neve a quote collinari, di alta collina, attorno a 800-1000 metri su tutto l'Appennino meridionale, dall'Abruzzo fino alla Sila, con accumuli un po' più importanti rispetto a quelli che sono previsti per le prossime ore sull'Appennino tosco-emiliano, nonché sul nord-est della nostra penisola. Quindi qualche nevicata più importante rilegata all'Appennino meridionale. Ecco,
come abbiamo detto, è la giornata di domani in cui comincia a farsi sentire questo calo importante delle temperature. In queste due mappe abbiamo messo in quella più a sinistra la differenza di temperatura massima fra la giornata di oggi e la giornata di domani, in questa invece proprio le temperature. Vediamo appunto come c'è su tutta la penisola questo colore blu scuro, che sono anche 8-10 gradi di differenza di temperatura. Sì, un calo molto accentuato nella giornata di domani, lo sentiremo in maniera piuttosto sensibile in virtù anche dei sostenuti venti dal nord-est che avremo un po' per tutta la giornata, quindi dai 15, 16, 17 gradi delle ultime 24-48 ore, passare a 10 gradi di massima, 7-8 gradi di massima anche in Toscana, insomma sarà un calo piuttosto accentuato, anche appunto dell'ordine dei 10 gradi, con temperature che si aggireranno di sotto di 2-3 gradi rispetto alla media, diciamo. Domenica forse le massime salgono di nuovo un po', ma la mattina farà ancora piuttosto freddo. Eh sì, tra domenica e lunedì, diciamo, un po' l'attenuazione dei venti, un po' il fatto che la perturbazione sfilerà rapidamente verso sud e quindi sarà un fine settimana soleggiato, caleranno venti e quindi la possibilità di gelate, soprattutto nella mattina di lunedì, sarà piuttosto concreto. Sono attese gelate un po' su tutte le zone interne della Toscana. Domenica mattina c'è ancora un po' di vento, quindi non tutte le vallate dell'interno saranno interessate, ma ci saranno delle gelate soprattutto nelle zone più riparate dai venti e ovviamente a quote di collina e di montagna la temperatura sarà ampiamente sotto zero nei valori minimi, in montagna resteranno costantemente sotto zero le temperature per tutta la giornata di domenica e anche buona parte di lunedì. Per chiudere con il fine settimana segnaliamo che sia oggi che domani per la Toscana è attiva un avviso di codice giallo per vento che interessa gran parte della costa e alcune delle zone dell'interno. Su invece le zone appenniniche, come abbiamo visto, ci sono appunto previsti accumuli di neve anche un po' in collina, quindi c'è un codice giallo. Sì, c'è un codice giallo per accumuli di qualche centimetro anche a quote collinari, in particolare appunto sulle aree che si affacciano sull'Emilia Romagna, quindi sull'Alto Mugello soprattutto. I venti forti sono attesi appunto dalle prossime ore per tutta la giornata di domani, un po' su tutta la costa della regione, sull'arcipelago, ma anche sulla piana di Firenze, Prato e Pistoia, oltre che sulla Valdichiana, l'Aretino e il Basso Senese. Dunque prestare attenzione appunto al rinforzo dei venti dal nord-est. Sulla parte della costa settentrionale c'è anche l'avviso mareggiate, sempre di codice giallo. Sì, ancora fino per le prossime ore, ma già in queste ore il motondoso è in attenuazione. Bene, andiamo avanti dando uno sguardo a quello che è l'andamento della prossima settimana, anzi dei prossimi 15 giorni. Lo facciamo utilizzando questo grafico del modello probabilistico del Centro Europeo. È un grafico che ci mostra nella parte alta l'anomalia di temperatura prevista dal modello, cioè quanto le diverse simulazioni del modello, che sono 50 diverse simulazioni, prevedono che le temperature saranno sopra o sotto media. La media è questa linea rossa, nella parte bassa invece l'andamento previsto per le precipitazioni. Questa è la città di Firenze, ma in realtà diciamo è abbastanza assimilabile alla penisola nel suo complesso. Si vede bene, Roberto, come tutte le corse del modello, tutte le simulazioni sono concordi a vedere questo picco e poi questo calo delle temperature, picco verso il basso e poi la rimonta dai primi della settimana. Sì, ben poca l'incertezza, diciamo, sul fatto che nei prossimi 2-3 giorni sarà più freddo del normale, tutte le corse del modello ensemble sono concordi, ma vediamo appunto abbastanza lampante quanto sarà breve la durata del freddo dei prossimi giorni, bensì diciamo soprattutto da martedì e da mercoledì gran parte dei membri dell'ensemble vanno nuovamente a riposizionarsi al di sopra della linea rossa, quindi alta probabilità che passeremo almeno una settimana all'insegna di temperature al di sopra della norma, c'è molto accordo fino diciamo a fine mese, poi torna a prevalere l'incertezza dai primi di febbraio. Sulle precipitazioni sono pochi segnali di piogge, quindi questa alta pressione, in seno alla quale avremo temperature sopra la norma, porterà ben poche precipitazioni sulla Toscana. Però un po' da scudo. Nuovamente un flusso umido e piuttosto mite, sembra ormai
piuttosto probabile fino a fine mese. Lo stesso segnale lo ritroviamo vedendo le mappe sempre del centro europeo, sempre del modello probabilistico, che ci mostrano come per la prossima settimana ci sia questa dominanza di colori rossi, cioè qualche grado sopra la media, anzi anche fino a 3-5 gradi sopra la media previsti come segnale per la prossima settimana. Per quella successiva, come dicevamo, il segnale è un po' più debole, cioè resta questa tendenza probabilmente a temperature un po' sopra la media, ma è normale che sia anche più attenuato perché ovviamente siamo più lontani dal maggiore incertezza. Quindi segnale più debole, però anche per i primissimi giorni, quindi il finale del mese di gennaio, i primissimi giorni di febbraio, prevale un'anomalia positiva, diciamo, per il modello europeo. Di tipo probabilistico ancora, diciamo, il freddo è rilegato molto, molto a est. Chiudiamo appunto vedendo le previsioni per la Toscana per la prossima settimana, dove ritrovavamo le cose che abbiamo detto all'inizio. Sì, qui possiamo vedere tra lunedì e martedì la nuova perturbazione molto rapida che verosimilmente ci interesserà dalla sera di lunedì e le primissime ore di martedì. Abbiamo segnalato anche la possibilità di qualche nevicata in serata oltre 1300-1400 metri di quota. Saranno diffuse bensì nella mattina di lunedì le gelate su gran parte delle zone interne. Rialzo termico già da martedì, ancora più accentuato da giovedì, mentre appunto dalla seconda parte di martedì è prevista una condizione di maggiore stabilità, alta pressione, un po' di nuvolosità indotta da un flusso più mite e umido da sud-sud-ovest. Quindi non succederà granché la settimana prossima se non questa rapida perturbazione, la cui previsione è ancora piuttosto incerta, quindi seguiamo gli aggiornamenti. Avremo modo di vederlo in settimana. Prima di salutarci però facciamo un piccolo approfondimento per chi interessa su l'andamento fino ad oggi dell'inverno e anche invece che cos'è che ci potrebbe aspettare per questa seconda fase della stagione invernale. Cominciamo intanto dicendo appunto che è passata circa la metà dell'inverno. Queste sono le mappe relativamente alla Toscana di qual è stato l'andamento delle temperature nelle precedenti quattro decadi, quindi dicembre, primo 10 dicembre, seconda decade di dicembre, terza decade di dicembre e prima, questo sbagliato, sarebbero i primi 10 giorni, scusate, errata la didascalia, primi 10 giorni di gennaio. Ecco, si vede bene che nonostante ci siano stati degli episodi brevi di freddo, come sarà anche quello di questo fine settimana, prevalgono i colori rossi, quindi sì, un inverno prevale il rosso, per ora, diciamo. Le brevi parentesi di freddo non hanno inciso sull'anomalia termica della prima metà dell'inverno. Questo, diciamo, è stata la prima fase di dicembre un po' in più cui, nella diciamo, media. Il freddo è stato un po' più tangibile. Poi successivamente la seconda parte di dicembre è stata decisamente calda e anche la prima di gennaio, ad eccezione di qualche giorno attorno all'Epifania, però come possiamo vedere da questa mappa non ha inciso granché sull'anomalia termica anche della prima decade di gennaio. Anche perché si è trattato, come vedevamo anche relativamente a questo fine settimana, di episodi brevi anche dal punto di vista della durata, mentre la durata degli episodi di tempo caldi, più mite, caldi, è molto più accentuata. Per cercare di rispondere alla domanda di come potrebbe essere la seconda parte dell'inverno, facciamo questo breve approfondimento su una delle teleconnessioni, dei segnali che vengono utilizzati anche dal nostro gruppo di previsione stagionale per in qualche modo comprendere, no? Leggere quali possono essere le tendenze della stagione invernale. E proprio nell'inverno uno di questi segnali è il sudden stratospheric warming, cioè sì, l'andamento della stratosfera. L'andamento della stratosfera, esatto. E si è verificato proprio negli giorni scorsi questo improvviso riscaldamento. Notizia fresca. Spieghiamo sì. Cos'è. Sì, appunto, questo è, diciamo, la vista della stratosfera alla quota isobarica di 10 ettopascal. Solitamente qui in zona polare c'è un minimo di bassa pressione, aria molto fredda, che nelle ultime 24-48 ore si è sostituita invece con aria decisamente calda. Sono riscaldamenti improvvisi, da lì il nome in inglese sudden stratospheric warming. Sono episodi, non sono così rari, però possono avere delle ripercussioni importanti nella stagione invernale, con delle ripercussioni anche in troposfera, vediamo meglio nella prossima slide. Andiamola a vedere, esatto. Forse possiamo chiarire, giusto velocemente, che diciamo, i fenomeni meteo avvengono
in quella che è la troposfera, qui, cioè nella parte sotto, bassa del grafico. Sotto i 9.000 chilometri, no? Circa. Sì, esatto, sì. Poi la parte più alta invece è la stratosfera, diciamo, può avere dei collegamenti, ci sono fenomeni che possono avere poi dei collegamenti, delle ricadute anche dal punto di vista meteo. In questo grafico cerchiamo di vedere proprio questo collegamento, Roberto. Esattamente, quindi appunto nella parte alta siamo nella zona della stratosfera, qui è dove appunto succedono gli eventi meteorologici. Quello che è successo negli ultimi 20 giorni appunto è un disturbo piuttosto importante. Nel rosso si evidenziano le aree di alta pressione che nel periodo invernale propendono poi a scambi da nord verso sud, quindi una maggiore probabilità, una maggiore frequenza di irruzione di aria fredda che dai poli si spinge verso l'equatore. Questo, diciamo, è il disturbo che ha dato luogo alle importanti discese di aria fredda che abbiamo avuto nell'ultimo mese, soprattutto sulla Scandinavia e sul nord Europa, mentre nella giornata di ieri, quindi nel 18 dicembre, diciamo, l'anomalia di questo indice, che solitamente descrive appunto non solo la stratosfera ma anche l'accoppiamento con la troposfera, abbiamo superato la soglia di meno 3, quindi è un evento di sudden stratospheric warming che mediamente può ripercuotersi, quindi nei bassi strati, tra 10-15 giorni. Mediamente questo trasferimento lo possiamo vedere anche da questa previsione, da questa linea tratteggiata verso destra, è una fase previsionale, diciamo che i colori rossi tendono a propagarsi verso il basso, quindi a una maggiore propensione anche in troposfera alla formazione di blocchi che diventano poi più favorevoli all'irruzione di aria fredda alle nostre latitudini. Utilizziamo questa immagine per farvi vedere come, questa ripresa da un articolo insomma scientifico, che ci fa un po' vedere come quali sono le ricadute alle nostre latitudini di episodi di stratwarming in termini di anomalia di pressione, di temperature e di pioggia. Sì, non si vede benissimo l'Europa, l'abbiamo circondata con questo quadrato rosso per far vedere le nostre zone. Sì, in questo articolo praticamente hanno riassunto con queste tre mappe qual è l'andamento medio dei 60 giorni successivi a episodi di stratwarming che si sono verificati dal 1956 fino al 2014. Qui abbiamo l'anomalia di pressione, di temperatura e di precipitazione. Possiamo apprezzare che diciamo, l'impatto di questi episodi di stratwarming si concretizza da un punto di vista barico nei bassi strati, quindi in troposfera, con anomalie di pressione molto accentuate tra Groenlandia e Scandinavia. Questo cosa favorisce? Favorisce la formazione di un corridoio preferenziale delle perturbazioni che dal nord Atlantico, ma in parte anche dalla Russia, tendono poi a spingersi su latitudini anche del centro-sud Europa. E questo si traduce con anomalie termiche importanti e significative sul nord Europa, in parte anche sul centro, mentre sul sud Europa, diciamo, l'impatto termico è meno rilevante. Diciamo, sulla nostra penisola mediamente gli episodi di stratwarming portano anomalie di meno mezzo grado, quindi non è particolarmente significativo. È un po' più significativa invece la probabilità di pioggia che si ha nei 30-60 giorni successivi agli episodi di stratwarming. Quindi, diciamo, sulla nostra penisola non ci aspettiamo per i prossimi due mesi particolari anomalie termiche. Ecco, lo vediamo utilizzando la sintesi delle previsioni stagionali. Non ci aspettiamo anomalie termiche significative a livello mensile per tutti i bimestri di febbraio e marzo, bensì ci attendiamo una maggiore probabilità di irruzioni fredde, soprattutto dal nord e da est, che però potranno risultare tuttavia di breve durata. Quindi, diciamo, aumenta un po' il rischio delle irruzioni fredde, anche se di brevi durate, mentre il freddo è atteso soprattutto sul centro-nord Europa. Bene, di questo parleremo poi nei prossimi appuntamenti. Siamo stati un po' lunghi, non credo ci siano domande. Noi con questo vi salutiamo, vi ricordiamo, se volete, di registrarvi, di iscrivervi al canale YouTube per essere avvertiti, informati delle nuove pubblicazioni di contenuti video. Ci potete seguire su tutti i nostri social e sul nostro sito. Con questo vi auguriamo un buon fine settimana e a presto, arrivederci. Ciao a tutti, buon fine.